dopo una sconfitta che ha bruciato molto, anche perché il tuo bellissimo gol aveva fatto sperare che fosse arrivato il giorno del primo successo. Sì, diciamo che non siamo molto felici, perché comunque al di là del gol penso che abbiamo fatto una prestazione vera, quella che ci chiedeva da tempo il mister, quindi per noi più che per il gol e per il lavoro fatto, che abbiamo raccolto poco per l'impegno che abbiamo dato. Per te però immagino sia stato importante trovare il gol personale, visto che l'anno scorso avevi avuto molte occasioni, hai riuscito a sfruttarne poche, quest'anno già la terza partita sei andato in gol, è un buon inizio di campionato. Ma per me è la prima stagione dove parto con un gol subito, parto sempre dopo un po' di partita. Quest'anno sono riuscito a sbloccarmi dopo tre partite, spero di continuare su questa strada, però ripeto, comunque ho fatto gol, però i punti non sono arrivati, quindi sarebbe stato meglio non far gol e avere un po' più punti, quindi sul punto di vista della squadra non sono molto contento, però per un punto di mio di far gol subito dopo tre giornate sono abbastanza contento. Secondo te qual è stato il motivo di questo secondo tempo così diverso dal primo? Solo gli errori individuali non prendere gol o c'è qualcosa di più? Ma no, penso che comunque non sia stato dell'errore individuale. Sul primo gol è stata una serie di rimpali non vinte che ci ha costato caro, perché loro hanno fatto gol dopo un minuto, quindi è cambiata la partita e da lì dopo è nato l'altro gol che io non discuto, sono le persone che giudicano se è buono o no, e da lì è cambiata la partita. Dopo devi ribaltare la prestazione e loro ti avevano il campo aperto per fare il terzo gol. Adesso però c'è già una partita nuovamente importante contro il Catania, che è ancora 0 punti, un campo che però storicamente è difficile per voi. Il campo di Catania è sempre stato un campo difficile, penso per qualsiasi squadra. Noi arriviamo lì che abbiamo bisogno di punti, loro hanno bisogno di punti, quindi sarà una partita difficile con le due squadre che penso chiuse, quindi dobbiamo essere pazienti e cogliere le minime occasioni che avremo. Jonathan, buongiorno, Pietro Razzini, Gazzetta.it. Quando sei arrivato la prima volta qui a Parma 3 anni fa, ti eri presentato come un'ala destra, un esterno molto offensivo. Nel corso di questi anni sei migliorato, sei cambiato, ti sei anche completato come giocatore. Che giocatore sei diventato adesso? Come ti vedi? Ti vedi appunto migliorato, maturato tatticamente? Ma comunque io con tutti gli allenatori che ho avuto ho sempre imparato qualcosa, non ho mai giocato sempre nei stessi ruoli, qualsiasi allenatore ho avuto, ho giocato diversi ruoli, quindi in questi anni ho imparato a giocare su più fronte, quindi sono sempre a disposizione dove mi mettono, ormai ho fatto quasi tutti i ruoli, quindi sono un po', mi so adeguare e rispetto alle scelte del mister. Partendo dal presupposto che la tua attenzione totale è dedicata al Parma, in estate e nell'ultimo periodo sono ancora saltate fuori nuove voci riguardanti te e la Juventus. Io non ti chiedo qualcosa riguardante la Juventus in particolare, ma può essere il momento o può essere nel breve tempo un salto di qualità in cui tu ti vedi pronto, cioè sei pronto a un ulteriore salto di qualità nella tua carriera? Ma io penso che come qualsiasi giocatore lavoriamo comunque per arrivare a grandi ambizioni, per fare sperare di vincere più cose possibile e giocare nelle squadre migliori che ci siano in Europa. Quindi io sono qua a Parma, dove sono sempre stato benissimo, dove mi sono innamorato anche della città, che ho avuto, sono cresciuto qua, ho avuto i figli qua, quindi sto benissimo. Ma da calciatore, da professionista, la mia ambizione è sempre di andare il più alto possibile, quindi lavoro per questo, senza dimenticare che sono in una società dove sono lì per dare tutte me stesse. Grazie. Buongiorno, Alberto Colotto, TV Parma. Volevo chiederti, tu hai già parlato della tua posizione, ecco, ma tu preferisci giocare nel 4-3-3 o nel 3-5-2 in maniera molto diretta? Hai una preferenza al di là poi della scelta che fa l'allenatore, che è giusto rispettare? Ma è normale che ho una preferenza, sono cresciuto come
esterno alto da o seconda punta, quindi ho sempre detto dove posso rendere di più, penso sia da seconda punta o da esterno, da 4-3-3. Però posso dire anche che in questi anni, giocando il 3-5-2, ho imparato molto. Adesso penso che riesco a dare molto di più di quello che davo prima, quindi non è più un ruolo dove mi sento come dire, danneggiato, quindi non sto bene anche lì. Una seconda e ultima cosa, la scorsa settimana avete anche provato in diversi moduli, insomma, in allenamento. E secondo te quanto incide in questo avvio un po' difficile, almeno quanto ai risultati, la questione modulo? O è proprio una questione solo di carattere, di episodi? Ma io penso che il modulo in certe circostanze c'entra poco, perché comunque abbiamo giocato 3-5-2 contro la Roma e abbiamo fatto una grande prestazione, e abbiamo giocato altre volte 3-5-2 dove abbiamo reso meno, ma non penso che sia il modulo, penso che sia dovuto all'impegno e che dobbiamo dare tutti, stare concentrati e non lasciare mai neanche un centimetro, che se no viene subito punito. Quindi per me il modulo è solo un stare in campo e dopo tocca a noi fare la partita. Magari non sono mai questioni di modulo, però sarebbe bello poter vedere il campo contemporaneamente, sia te che Cassano che Sansone, magari alle spalle di Amauri. Però per poterlo fare, appunto, diventa una questione di modulo. Diventa una questione di modulo e poi questo c'è il mister che è lì per fare le sue scelte, se vuole giocare con tutti noi così offensivo, se vuole sentire un po' più riparato. Quindi, e poi dipende sempre, come hai detto te, del modulo, ma lì c'è il mister lì e fa le sue scelte. E mister appunto che fa scelte anche per quanto riguarda la tua posizione in campo, abbiamo sentito poco fa quelle che sono così le tue preferenze, però il fatto che tu sia un giocatore molto eclettico fa sì che tu possa piacere tanto agli allenatori, perché sulle ultime voci che sono venute fuori a proposito della Juventus era specificato nell'articolo che Conte apprezzerebbe la tua possibilità di giocarsi a destra e a sinistra in diversi moduli, eccetera, eccetera. Quindi che considerazioni puoi fare a proposito di queste voci? Ma penso che comunque a qualsiasi allenatore fa piacere avere dei giocatori che possono giocare in più ruoli, che così almeno sei più avvocevole a volte, o se c'è qualcuno che si fa male hai sempre dei giocatori che possono giocare in qualsiasi ruolo, quindi penso che è un di più per l'allenatore avere dei giocatori a disposizione che possono giocare ovunque. Senti, quel tifoso che ti aveva un po' stimolato su Twitter, si è fatto vivo per ringraziarti per il gol oppure? No, non si è fatto vivo, ma comunque gli ha dato la sua opinione, io gli ho dato la mia opinione educatamente. Quindi insomma, non è stato uno stimolo magari quello, no? Casualmente è arrivato il gol subito dopo. No, penso che questo è una casualità, comunque io ribadisco, ognuno pensa quello che è libero di pensare. E ognuno è libero anche di tingersi i capelli del colore che vuole. Queste sono le mie scelte, l'avevo già fatto nel passato quando ero più giovane, e l'ho rifatto adesso, che mi piace un po'. Quindi. Non c'è qualche motivazione, qualche curiosità? No, solo un cambio di look, nient'altro. Va bene, io sono posto. Proprio a proposito di Twitter, tu sei molto attivo su Twitter, quest'estate hai messo molte belle foto delle tue vacanze, tua moglie, i tuoi bambini. Lo fai per sentirti più vicino ai tuoi tifosi, per far partecipare i tuoi supporti, i tuoi fans, la tua vita? Come vivi queste tecnologie moderne che fino a pochi anni fa neanche esistevano? Sì, è un modo di stare vicino alle persone che ti seguono, tante persone che ti vogliono bene, quindi gli dai un po' di sapere di quello che fai nelle tue giornate, nelle tue vacanze, anche a volte negli allenamenti. Quindi è un modo di parlare con le persone che ti seguono e di stargli anche a loro ogni tanto vicini. Ultimamente ho avuto una richiesta di una maglia per un bambino disabile, che dovrei dare la maglietta quando andiamo a Catania, quindi è anche un modo anche di aiutare certe persone che hanno bisogno ogni tanto. Certo.